Salve amici, come va? Qui a Richie da Boston, è il 5 aprile 2017 e un mio iscritto mi ha inviato una email come fa di solito. E questo non è uno scherzo. Mi ha ricordato Apocalisse dal versetto 1 al 3 e in particolare il versetto 4. Voi potete leggere questi versetti voi stessi se vi fa piacere, perché non mi interessa predicare alle persone. Anche se Apocalisse 1, versetto 4, qui dice: ma tu, o Daniele, chiudi le parole e sigilla il libro, anche all'arrivo della fine. Molti scapperanno avanti e indietro e aumenterà la conoscenza. Quando dicono cose come aumenterà la conoscenza, si riferivano a cose come questa? Convertitore di scansione olografica? Qui torniamo indietro nel tempo, parecchio tempo, al 1970, o vogliamo parlare di questo apparato per ricostruire l'immagine di un oggetto che è stato registrato in una forma olografica? O questo? Olografia di oggetti utilizzando fasci di illuminazione multipli. Le vedete queste cose? Queste cose sono serie, non si tratta di scherzi. O sono questi? Perché tutti quanti possono essere utilizzati per A. preparare una evasione aliena, se loro scelgono di fare questo, oppure B. Tutti questi video delle persone che dicono di aver visto degli aerei olografici, degli uccelli olografici, degli UFO olografici o altro, ecco qui i brevetti, sono proprio qui. Vi lascio i link nella descrizione, posso garantirvi che questi link non dureranno a lungo, perché quando ho pubblicato il video sul brevetto del simulatore del sole lo scorso anno, è stato tolto, e così potrebbe essere per questo. Ma questi li ho nell'archivio, li ho salvati. Il fatto di avere piccole cose come questa sembra molto più realistico, no? Notate qualcosa di strano in questo aereo? Le sue eliche non si muovono per niente, assolutamente. Riescono a proiettare un ologramma proprio lassù, forse per mascherare qualcos'altro, oppure questo potrebbe essere solo una semplice buffonata per vedere se qualcuno riesce a notarlo. Ma il signore che ha ripreso questo dice di essere stato inseguito da una gang. Le eliche di questo aereo non si muovono. È veramente difficoltoso mantenerlo inquadrato. Vediamo se riusciamo a rallentare il video. Osservate bene. Le vedete? Vola, ma le sue eliche non si muovono. Assolutamente. E questa non è un'illusione ottica. E quelle eliche sono proprio là. Si tratta di un ologramma. E adesso tutte le persone che sono state chiamate pazze per tutti questi anni, ecco che alla fine abbiamo delle cartucce da usare, che poi io le passo a voi e voi ne passerete qualcuna a me. Adesso avete i brevetti. Tutti questi video ovunque su internet, tutte quelle persone che hanno postato questi lavori dove si sono presi dei pazzi, perché era impossibile, che non poteva succedere, pensate un po'. Ci stanno lavorando su fin dagli anni 70, esattamente come vi sto raccontando. Questa è l'ultima cosa che ho scoperto. L'unico motivo per cui questi brevetti sono a disposizione adesso è perché a loro non interessa più, non è più un problema. Loro hanno già testato il campo e sanno che nessuno ha prestato attenzione. Loro sanno che solo una minoranza di noi lo sa, grazie al fatto che hanno pagato i troll per farci litigare uno contro l'altro, tenendoci molto occupati, facendo in modo che lottassimo uno con l'altro per essere certi che la comunità rimanga divisa. Loro adesso non devono fare più niente perché ce lo siamo già inflitti da soli. Loro non si preoccupano più se ne escono con queste informazioni che adesso sembrano delle novità. Ma ancora una volta, ecco che l'Harvard se ne è uscita confermando che spruzzano i cieli. Se anche abbiamo le rivendicazioni, ho paura che sia troppo tardi. Aeroplani olografici, maschere olografiche, questa, quella e quell'altra olografia. Non ci sbagliamo mai e voi siete sempre nel giusto. Ma adesso abbiamo ancora una nuova prova, assolutamente incredibile. Sta venendo fuori tutto. Tutte queste persone con i video di aerei che stanno sospesi lassù, è proprio sospeso là in alto, non è un modello che sta lassù, non si muove. Non è un aereo che sta atterrando, non si tratta di un'illusione ottica. Ho rivisto questo video diverse volte nel tempo, sta fermo lassù, non è reale. E adesso sappiamo perché non è reale. Ecco, unos, dos, tres, cuatros. Sto contando in spagnolo. È assolutamente incredibile. Sotto trovate il link nella descrizione, perché sta arrivando il momento, sta accadendo, gente. Richie da Boston, mettete il mi piace, iscrivetevi o meno. Ho finito.